È uno dei più affascinanti enigmi contemporanei. Mi riferisco ai misteriosi disegni che da qualche decennio compaiono nei campi di grano, ma non solo, principalmente in Inghilterra e poi anche in altre parti del mondo, Italia compresa. Chi li realizza? Sono tracce di qualcosa? Segnali che arrivano da altre civiltà o altre dimensioni? Iniziamo oggi un viaggio in due parti che ci porterà a scoprire la storia e forse a capire che cosa si nasconde veramente dietro il mistero dei cerchi nel grano. E iniziamo a farlo qui, oggi, a Strane Storie. Realizzato il misterioso cerchio nel campo di Gran Turco che vediamo nel celebre film Signs di M. Night Shyamalan. Morgan pensa che sia opera di Dio. Nel film si scoprirà che gli autori sono di ben altro tipo. Certo, questo è solo un film, ma il fenomeno dei crop circles, alla lettera i cerchi nelle coltivazioni, oppure i cerchi nel grano, come diciamo noi in italiano, è qualcosa di autentico, che ha un'origine ben precisa. È la fine degli anni 70 del secolo scorso, quando iniziano a fare la loro comparsa, tipicamente nei campi di grano, ma più in generale nei campi di cereali dell'Inghilterra meridionale, degli stranissimi cerchi. Dal loro apparire fino al 1988 i diametri stanno normalmente in un intervallo tra i 10 e i 15 metri e raramente toccano i 20 metri. Alcuni hanno diametri anche inferiori ai 10 metri, in un solo caso, più unico che raro, si arriva a circa 30 metri. Compaiono di notte, normalmente tra maggio e agosto, e al loro interno la vegetazione risulta appiattita al suolo, anche a spirale, ma non spezzata, e quando non è ancora matura, continua da questa posizione la sua crescita, riportandosi poi in posizione eretta. Alcuni sostengono che anche nel passato tracce simili sarebbero state avvistate in alcune parti del mondo, ma in molti casi era stato possibile trovare spiegazioni naturali per il fenomeno. Negli Stati Uniti dell'Ottocento, per esempio, i pionieri avevano trovato l'immensa prateria al di là del Missouri, costellata di aree più o meno circolari dove l'erba non cresceva più. Nel corso dei secoli e in Europa dal XIII secolo queste situazioni erano chiamate cerchi fatati, cioè fairy rings in inglese, ma non era stato possibile spiegarne l'origine. Inoltre, quei segni si presentavano sull'erba e non nei campi di cereali. Con tutta probabilità, in quei casi particolari della prateria americana, il fenomeno poteva essere ricondotto all'attività di animali, come per esempio i bisonti, che avevano l'abitudine di rotolarsi sull'erba per liberarsi dai parassiti, lasciando così a volte delle strane tracce, quasi circolari. Come dicevamo, il fenomeno fu chiamato cerchi fatati o anche cerchi delle streghe. Si credeva infatti che diverse colorazioni circolari dell'erba fossero dovute a raduni di fate, di streghe, di esseri misteriosi che danzando o camminando in giro tondo inducevano nell'erba una colorazione differente o la nascita di funghi disposti in modo circolare. Oggi sappiamo che quel fenomeno è provocato dall'azione di particolari funghi, il cui micelio si propaga radialmente sottoterra in maniera più o meno uniforme da un punto centrale e che induce con un particolare meccanismo una diversa colorazione nell'erba o la crescita di funghi disposti in quel singolare modo. Tuttavia, quello che succede in Inghilterra a partire dalla fine degli anni 70 è qualcosa di completamente diverso. I cerchi sono troppo perfetti e con il bordo troppo ben definito per essere stati provocati da movimenti di animali, funghi o folate di vento che in effetti possono appiattire, seppure in forme irregolari, un raccolto, ma non lasciano mai un bordo così netto. Il fatto che le zone predilette per la comparsa delle tracce siano le regioni dell'Hampshire e del Wiltshire, poco distanti dal luogo in cui si ergono i celeberrimi monumenti megalitici di Stonehenge, contribuisce ad alimentare la fama misteriosa dei cerchi. Il primo articolo in assoluto contenente una notizia relativa
a cerchi nel grano con associata documentazione fotografica, appare nel quotidiano inglese Wiltshire Times il 15 agosto 1980 e a partire da quel momento, quando si comincia a notare la loro presenza, i cerchi aumentano progressivamente di numero e iniziano a presentare forme sempre più complesse. Non più semplici cerchi, ma cerchi di diverse dimensioni, collegati tra di loro con alcuni tratti rettilinei e poi corone e appendici varie, triangoli, rettangoli, speroni, combinati in modo da creare elaborati e spettacolari pittogrammi, come verranno battezzati i sorprendenti disegni. Queste opere saranno chiamate anche formazioni, ma che cosa sta succedendo? Che cosa sono questi cerchi misteriosi? Bentrovati dunque naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Vi ricordo subito il mini corso gratuito per imparare a navigare tra le fake news, vedremo come mai le bufale si diffondono così facilmente, impareremo a riconoscere le notizie vere da quelle che probabilmente sono false e scopriremo come contrastarle, magari neutralizzarle. Per partecipare cosa dovete fare? Niente, vi basta andare al sito massimopolidorostudio.com/fake news e registrarvi. Avrete così accesso tra poco a una serie di video lezioni con me e di dispense da scaricare ed è tutto assolutamente gratuito, quindi fatelo subito. Ora, usando proprio quegli strumenti di indagine scientifica e critica che insegnerò nel corso, ci occuperemo di uno tra i misteri più famosi degli ultimi decenni, quello dei cerchi nel grano. Fenomeno naturale? Manifestazione paranormale? Tentativo di comunicazione da parte di civiltà extraterrestri? O magari sono possibili spiegazioni più semplici per tutto questo? Cereologi, questo è il buffo nome con cui si fanno chiamare agli inizi coloro che si autoproclamano esperti e studiosi dei cerchi nel grano e naturalmente formulano ipotesi di ogni tipo. C'è chi cerca spiegazioni razionali, come la burla di qualche buon tempone o magari di militari che per vivacizzare i loro frequenti voli di addestramento potrebbero avere realizzato i cerchi in modo da rimirarli dall'alto. Tuttavia, i cereologi fanno subito notare che per creare artificialmente dei cerchi con quelle caratteristiche sarebbero necessari, aperte le virgolette, enormi macchinari e nell'area circostante dei cerchi non ci sono segni che dimostrino il passaggio di nulla del genere. I militari, propone allora qualcun altro, potrebbero aver utilizzato l'elica di un elicottero capovolto per appiattire la vegetazione senza lasciare segni. Chi avanza questa proposta evidentemente non si rende conto che in questo modo non si ottengono dei cerchi nel grano appiattito, ma elicotteri appiattiti sul grano. Qualcuno tira anche in ballo le famigerate ley lines. Si tratta di immaginarie linee magiche che attraverserebbero la Gran Bretagna e non solo, in lungo, in largo, collegando tra loro non meglio definiti centri di energia che si troverebbero presso chiese, monumenti antichi, siti archeologici. In realtà non esiste nessuno strumento al mondo capace di rilevare o dimostrare l'esistenza di queste linee. Solamente i rabdomanti sostengono di poterle sentire, grazie alle loro bacchette, che sono capaci di rilevarle senza problemi. Ma di quanto sia un fenomeno soggettivo e illusorio quello della rabdomanzia, abbiamo già parlato in un altro video a cui vi rimando. I rabdomanti però insistono imperterrite. Nel 1988, per esempio, 5 cerchi vengono individuati sopra una fantomatica linea che viene battezzata Mary Line. La cosa straordinaria, fa notare il rabdomante Dennis Whitley, è che questa linea non era mai stata scoperta prima che comparissero i cerchi. Per Whitley questa è una prova supplementare in favore della teoria delle ley lines. Ma invece di interrogarsi sulle proprie carenze logiche, Whitley pensa bene di interrogare le linee per sapere qualcosa di più sui cerchi. Avete capito bene? La sua idea è quella di conversare con queste linee immaginarie e così, con la sua bacchetta, inizia a porre domande alla Terra e questa, suon di sì e di no, gli risponde tramite i movimenti del bastone biforcuto, del tipo
Se il bastone puntava verso il basso è un no, verso l'alto un sì. Al termine di questo curioso interrogatorio si viene a sapere che uno spirito di nome Deva sarebbe all'origine dei cerchi. Con questi intende mandare un messaggio all'umanità. Un messaggio? Quale? Questo qui. Non dimenticate Madre Natura, il suo potere, la sua intelligenza. Ok. Grazie, Madre Natura. Adesso che ce l'hai detto, sicuramente ci impegneremo tutti quanti per ridurre le emissioni di CO2 e contenere il riscaldamento globale. Magari fosse così. Ma fantasie magiche a parte, l'ipotesi di gran lunga più popolare tra il grande pubblico è senza dubbio l'idea secondo cui i cerchi sarebbero opera di UFO o di intelligenze extraterrestri. All'inizio, quando si tratta effettivamente di semplici cerchi, alcuni suggeriscono che siano i segni lasciati dall'atterraggio di astronavi aliene. Come dice la parola, sono dischi volanti, no? E dunque non possono che lasciare delle impronte discoidali. Questa congettura però non può spiegare le forme più complicate. Inoltre gli steli non possono essere stati appiattiti al suolo da un grosso peso che vi si fosse poggiato sopra, perché in questo caso si sarebbero spezzate. Invece, se le si osserva da vicino, si vede che sono intatte, sono solamente piegate, appiattite. Di fronte a queste incongruenze, l'ipotesi aliena non scompare, ma l'idea delle piste di atterraggio UFO viene sostituita da quella secondo cui i segni, in realtà, non sono delle piste, ma sono dei messaggi in codice, lasciati per l'appunto da intelligenze extraterrestri. I due più noti cereologi e autoproclamatisi esperti dell'epoca sono Pat Delgado e Colin Andrews, e arrivano addirittura a citare alla stampa, tra mille altre, anche questa strampalata ipotesi. La grande densità di ley lines è probabilmente all'origine di un campo di forza che fa del Wilshire un bersaglio stupendo per un laser ad alta definizione utilizzato dal fondo della galassia per comunicare con noi. Non so se avete capito bene questa volta. Una civiltà extraterrestre da un pianeta lontano chissà quanti milioni di anni luce utilizzerebbe un raggio laser per fare questi disegnini, non tanto sul pianeta Terra, che come potete immaginare per chi si trova a simili distanze non può che rappresentare ma neanche un granellino insignificante nella vastità del cosmo, ma addirittura avrebbe scelto di proposito la contea del Wiltshire, perché è qui che a quel tempo compaiono i disegni. Ecco, ricordate che questi erano i due più grandi esperti, il cui punto di forza fu sempre quello di non dichiarare mai che cosa o chi, secondo loro, realizzasse i cerchi, ma piuttosto ribadire all'infinito che misteriose intelligenze ignote avevano cominciato a creare queste opere alla fine degli anni 70, con mezzi sconosciuti, per finalità ancora non comprese, e che da allora in avanti ne complicassero man mano le forme. Ecco, di scientifico qui non c'è assolutamente niente. Un'ipotesi che suona leggermente più scientifica, e francamente ci vuole davvero poco dopo quello che abbiamo sentito, viene proposta da Terence Meaden, che è un professore di fisica e meteorologo, un po' troppo entusiasticamente presentato dai media come uno dei massimi esperti mondiali in fatto di trombe d'aria e movimenti dell'atmosfera in genere. Se da un lato Pat Delgado si interessò al fenomeno a partire dal 1981 e Colin Andrews si unì a lui 4 anni dopo, fu proprio Terence Meaden, il primo autoproclamatosi esperto in assoluto, a indagare i cerchi a partire dal 1980. Ci tornerà utile identificare con il termine delgadoniani i seguaci di Delgado, cioè i sostenitori delle intelligenze ignote, e con il termine mideniani i sostenitori di Meaden e della sua ipotesi di fenomeno naturale. E allora vediamo qual è esattamente. Secondo Terence Meaden, i cerchi nel grano comparirebbero di preferenza lungo la costa delle colline, luoghi in cui il vento potrebbe creare dei mulinelli. Questi mini vortici sono spesso ricchi di polvere o di altri detriti, e a causa della frizione interna che si crea si caricherebbero elettricamente. Sensibili alle variazioni locali dei campi elettrici, questi mini vortici si posizionerebbero sopra i campi di grano e rimarrebbero stazionari. Procedendo dall'alto verso il basso, infine darebbero origine alle caratteristiche tracce circolari al suolo. Per completare la sua ipotesi, Meaden suggerisce che questi vortici avrebbero le stesse proprietà elettromagnetiche dei fulmini,
a eccezione dell'effetto calorifico. Insomma, si tratterebbe di plasma freddo. Per questo quella di Terence Meaden viene chiamata ipotesi dei vortici di plasma, che però dura molto poco. E innanzitutto a causa di una serie di supposizioni scientifiche sbagliate e sempre più artificiose fatte da Meaden. Per esempio, di fronte al pittogramma di Alton Barnes, egli dichiara che potrebbe essere il prodotto di, aperte le virgolette, un doppio vortice instabile attirato nella regione delle linee tracciate dai trattori a causa delle anomalie locali del campo elettrico create dal ripetuto andirivieni dei trattori sul campo. Birignao pseudoscientifici a parte, l'ipotesi dei vortici rotanti, come dicevo, si sgonfia subito, anche perché i disegni diventano sempre più numerosi, sempre più complessi, e tra un po' capiremo anche il perché. E poi c'è un'altra cosa molto strana, il fatto che i cerchi compaiano quasi esclusivamente in Inghilterra, e precisamente in alcune zone dell'Inghilterra meridionale. No, Meaden non è d'accordo. Secondo lui i cerchi sarebbero apparsi in oltre 30 paesi del mondo, nella sabbia, nella neve, addirittura in alcune risaie. E sfortunatamente non esiste nessuna documentazione che possa confermare questi avvenimenti, e una ricerca sistematica per catalogare i cerchi comparsi al di fuori dell'Inghilterra fino al 1990 fornisce un risultato chiarissimo. I cerchi sono un fatto prevalentemente inglese e dunque è piuttosto improbabile che si tratti di un fenomeno atmosferico naturale se lo si può riscontrare solo in una zona precisa e molto piccola del pianeta e solamente a partire dai primi anni 80 del secolo scorso. Se fosse davvero un fenomeno naturale, oltre a verificarsi anche altrove, bisognerebbe trovarne qualche traccia almeno nelle cronache antiche, nel folklore, come capita per l'appunto con i cerchi delle streghe che erano creati dai funghi. A questa obiezione, in realtà, i mideniani rispondevano che esisteva almeno un riferimento ai cerchi nel grano risalente al 1678. Se questa storia fosse stata vera, avrebbe magari sbaragliato i telgadoniani, secondo i quali le intelligenze sconosciute avevano iniziato ad agire solo intorno al 1980. Le due fazioni si scontrarono moltissimo durante la prima fase della storia dei cerchi per affermare la propria superiorità. Ma torniamo al 1678. Nell'agosto di quell'anno, nella contea dell'Herefordshire, in Inghilterra, fu pubblicato un opuscolo, meglio un pamphlet, nel quale si raccontava la storia del diavolo mietitore. Un giorno, tra il proprietario di un campo di avena e un povero mietitore, ci fu una disputa in merito alla mietitura di un campo, poiché il mietitore aveva chiesto una cifra troppo alta, secondo il proprietario del campo, il quale a un certo punto giurò che il diavolo avrebbe mietuto il campo piuttosto che lui, cioè il povero mietitore. E così accadde che quella stessa notte il campo di avena apparve in fiamme e il mattino seguente risultò perfettamente mietuto dal diavolo o da qualche spirito infernale, poiché nessun uomo sarebbe stato in grado di fare la stessa cosa nella stessa maniera. Che sia stato davvero il diavolo o magari gli extraterrestri? È importante notare che qui si parla di vegetazione falciata, cioè tagliata, non di avena appiattita al suolo come nei disegni di cui ci stiamo occupando. Inoltre, leggendo il testo completo del pamphlet e conoscendo dal punto di vista storico l'uso che si faceva di questi scritti, è abbastanza facile notare come il testo sia fortemente connotato con termini che caratterizzano due stereotipi di classi sociali, il povero e il ricco. In sostanza siamo di fronte a una forma di comunicazione intimidatoria che vede contrapposti il povero mietitore e il ricco proprietario del campo. E in tutto ciò il diavolo, cioè il sovrannaturale, starebbe dalla parte del povero, a riprova del fatto che possa esistere realmente una giustizia divina. È dunque una leggenda, non tanto dissimile da quelle che si trovano in tanti paesini italiani e che raccontano di ponti, spesso a dorso di mulo, che sarebbero stati costruiti nottetempo dal diavolo, come a Borgo a Mozzano o a Cividale del Friuli, e poi pronto il diavolo, naturalmente, a carpire in cambio l'anima di qualcuno. In ogni caso, è abbastanza evidente che questa leggenda non ha niente a che vedere con i moderni cerchi nel grano, anche se veniva sostenuta all'epoca dai mideniani per sbaragliare la controparte e oggi viene costantemente ripetuta dai moderni delgadoniani che amano parlare a vanvera senza nemmeno avere studiato la storia dei primi anni del fenomeno.
Per cercare di fare luce su tutta la faccenda, uno dei due esperti che abbiamo citato prima, Colin Andrews, organizza tra il 10 e il 15 giugno 1989 una sorveglianza continua di una zona nota come Cheesefoot Head, in cui dei cerchi erano comparsi più volte. A questa operazione Corvo Bianco, come sarà poi battezzata, partecipano 50 volontari. E ci si serve persino di una telecamera ad alta sensibilità per le riprese notturne. Il mattino del 15 si sentono dei rumori. Subito dopo, in un campo vicino, viene individuato un nuovo cerchio circondato da un anello. La telecamera, purtroppo, non si era dimostrata di alcuna utilità. E allora si decide di organizzare una nuova spedizione e questa volta si sceglie di utilizzare una telecamera a infrarossi. La nuova operazione prende il nome di Blackbird, Merlo, e vi partecipano, a partire dal 23 luglio 1990, 60 volontari. Il luogo prescelto è la celebre collina del Cavallo Bianco, vicino a Westbury. Prendono parte all'operazione anche le televisioni giapponese e inglese, che hanno prestato la telecamera. Il mattino del 24, alle 4:15 del mattino, da una postazione si avvista una formazione composta da 10 cerchi e 3 linee rette in un campo, proprio ai piedi della collina. Durante la notte l'attenzione del gruppo era stata effettivamente attirata in quella direzione da una serie di lampi luminosi. La telecamera era stata attivata e aveva registrato quelle luci. Poco dopo arrivano sul posto Colin Andrews e Pat Delgado. Un giornalista della BBC chiede a Andrews se non potrebbe trattarsi di una burla, ma la smentita dell'esperto è categorica. È stato registrato un evento di grande importanza, dice. Subito dopo Delgado e Andrews entrano nei cerchi e al centro di ciascuno trovano una croce di legno con appeso un gioco che si chiama Horoscope. Era stata una presa in giro, insomma. Tanto più che mentre un lancio dell'agenzia Reuters inizia a fare il giro del mondo, dando la notizia dello straordinario evento, dal laboratorio che esamina la videocassetta registrata durante la notte, arriva la comunicazione che quelle luci riprese nel campo altro non sono che le segnalazioni termiche di alcuni esseri umani che si muovono tra le spighe. I due esperti però non hanno nemmeno il tempo di riprendersi da quella doccia fredda che viene segnalato un nuovo avvistamento. Su un campo vicino è stato trovato disegnato sul grano un volto sorridente. Fin dai primi anni i cerchi rappresentano una vera e propria attrazione turistica e i proprietari dei campi, che magari all'inizio avevano protestato per queste attività a tutti gli effetti vandaliche, cominciano a rispondere al fenomeno, disponendo agli ingressi al campo le cosiddette honesty box, cioè delle cassette per la raccolta delle offerte, a cui i visitatori, cosiddetti croppies, come vengono chiamati, non possono sottrarsi. Accanto ai proprietari dei campi però ci sono moltissimi altri che iniziano a fare soldi con i cerchi. Il museo preistorico di Avesbury, che vende poster, portachiavi con l'immagine dei cerchi, un pub di Alton Barnes che serve un crop circle cocktail. Intraprendenti approfittatori stampano addirittura magliette, vendono libri, fotografie, organizzano voli in aeroplano sui campi. La pubblicità sfrutta i cerchi per vendere di tutto, dalla birra alla lotteria, dai dischi, un pittogramma compare persino sulla copertina del triplo album Remasters dei Led Zeppelin, ai preservativi. La pubblicità mostra un disegno nel grano e il commento è: extraterrestri? Cervi in calore? Ricci o Nicoletta e Kevin? Soprattutto, naturalmente, gli autoproclamatisi esperti Pat Delgado e Colin Andrews, grazie alla pubblicazione nel 1989 del primissimo libro sui cerchi dal titolo Circular Evidence, evidenza circolare, tradotto in moltissime lingue, che fu un vero bestseller. Meaden pubblicò d'altra parte il suo libro The Circus Effect and Its Mysteries, l'effetto cerchi e i suoi misteri, sempre nel 1989, ma poco dopo. Fra i due libri, come è facile immaginare, quello più famoso, più venduto, è quello di Delgado e Andrews, sancendo l'inizio del predominio incontrastato della corrente di pensiero delgadoniano, quella che sopravvive ancora oggi, quella delle misteriose intelligenze ignote, ci siamo capiti, insomma. Stando alla Repubblica del 10 settembre 1991, Delgado e Andrews avrebbero guadagnato all'epoca l'equivalente di
3 milioni di euro, una cifra che ci sembra francamente esagerata, perché se no domani, scusate, lo scrivo anch'io un libro intitolato "Ebbene sì, sono anch'io un fenomeno paranormale", per poi ritirarmi a meditare in qualche isoletta dei Caraibi. I fatti iniziano a essere troppi e troppo strani per poter essere spiegati ancora sulla base di qualche bizzarro fenomeno naturale. Sembra insomma che gli autoproclamatisi esperti cereologi abbiano scartato l'ipotesi dell'origine umana un po' troppo in fretta. Delgado e Andrews avevano dichiarato esplicitamente che, di fronte a tutte le incredibili configurazioni che abbiamo visitato, ci si rende perfettamente conto che non possono essere in nessun modo creazioni fatte da mano umana. In particolare, ripetono che sarebbe impossibile muoversi nel grano senza lasciare tracce del proprio passaggio. In realtà c'è un particolare a cui i due sembrano prestare poca attenzione. Esaminando le fotografie dei libri di Delgado e Andrews, infatti, si può notare che i campi in cui appaiono tutti i cerchi raffigurati sono attraversati da percorsi rettilinei, chiamati dagli inglesi tramline, lasciati dal passaggio dei mezzi agricoli durante la semina o in operazioni successive. Sfruttando proprio queste tramline si può arrivare nel punto del campo in cui si intende realizzare la formazione, per poi seguire lo stesso percorso al contrario e scomparire senza lasciare traccia. La cosa divertente è che gli stessi cereologi suggeriscono sempre ai curiosi di agire in questo modo, cioè di camminare sulle tramline per non lasciare tracce e non rovinare i cerchi. Inoltre, era capitato più di una volta di sorprendere gruppi di persone impegnate a creare dei cerchi nei campi di grano. Per citare un episodio della prima decade del fenomeno, era successo durante la mattina del 26 luglio 1989, proprio durante l'operazione Blackbird. Un gruppo di 6 persone era stato sorpreso da alcuni volontari mentre era impegnato a realizzare un cerchio di notevoli dimensioni, ma il gruppo era riuscito a darsi la gamba prima dell'arrivo della polizia. Inoltre, la presenza di pittogrammi quali un viso sorridente a Westbury, un'altra faccia che ride ad Alton Priors, una svastica e la scritta "We are not alone", cioè non siamo soli, nella valle di Pemsi, ecco, difficilmente possono far pensare all'opera di qualche intelligenza extraterrestre, o tantomeno ai vortici di plasma. E allora? A questo punto della storia è essenziale tornare indietro a una fatidica data, il 9 settembre 1991. Sono passati 11 anni dalla nascita del fenomeno e dei cerchi si parla ormai in tutto il mondo. I primi libri sono stati pubblicati, in primis, come abbiamo già detto, il bestseller di Delgado e Andrews, e tutto ciò ha contribuito a consacrare agli occhi e nella mente dell'opinione pubblica l'esistenza di un nuovo mistero da celebrare o da indagare. Ecco, è in questo contesto, sul quotidiano inglese Today, per l'appunto il 9 settembre del 1991, che appare in prima pagina una breaking news clamorosa. Il titolo è "Men Who Conned the World", gli uomini che hanno imbrogliato il mondo. Due artisti che rispondono ai nomi di Doug Bauer e Dave Chorley hanno contattato il Today per rivelare al mondo la propria storia, secondo la quale sarebbero stati proprio loro, intorno al 1978, a creare i primi cerchi nel grano. Doug e Dave rivelano quindi pubblicamente di essere gli autori della maggior parte dei cerchi apparsi fin dall'inizio e di avere condotto fino a quel momento la corrente principale del circle making, cioè l'arte di creare i cerchi, un termine che sarebbe stato coniato successivamente. I due raccontano che nella seconda metà degli anni 70 avevano iniziato questa strana attività con lo scopo di indurre l'ignaro spettatore che avesse trovato la formazione circolare a pensare che lì fosse atterrata un'astronave aliena, un UFO nel senso improprio del termine. Ovviamente poteva trattarsi di due mitomani, come ne saltano sempre fuori tantissimi di fronte a storie che riempiono le pagine dei giornali. Per cercare di accertarsene, la redazione del giornale aveva trascorso una settimana insieme a Doug e Dave e aveva chiesto loro di realizzare una formazione ad hoc, per poi annotare la reazione del più grande esperto dell'epoca, Pat Delgado. Il cerchio fu realizzato e una volta chiamato sul posto dal Today, Delgado ispezionò il nuovo misterioso cerchio e dopo aver esaminato con cura le piante e la formazione, esclamò entusiasta: "Nessun essere umano può avere
avere realizzato una cosa simile. A quel punto però il colpo di scena o la doccia fredda, a seconda dei punti di vista. Scusi signor Delgado, le vorremmo presentare due persone. Questi sono Doug e Davey, due artisti inglesi che hanno realizzato la formazione che ha appena esaminato e moltissime altre. Hanno utilizzato principalmente delle corde per tenere le distanze prestabilite e delle tavole di legno per appiattire la vegetazione. Che cosa ne dice adesso? La reazione di Delgado è quella di chi ammette una sconfitta totale e nell'articolo originale si possono leggere diverse sue dichiarazioni come questa. Non c'è dubbio che il vostro test dimostra che i cerchi siano delle burle. Oppure, sono da ammirare, riferendosi a Doug e Dave, per il modo con cui hanno condotto le loro avventure notturne, il quale modo ha fatto credere che ci fosse dietro un'intelligenza reale che non riuscivamo a comprendere. Da questo semplice scherzo si è originata una delle più grandi e sensazionali situazioni unificanti sin dai tempi della Bibbia. E vediamo allora di conoscere meglio questa strana coppia di burloni. Fra Doug e Dave la mente era sicuramente Doug Bauer, il quale fin dall'inizio della sua apparizione mediatica dichiarò che lui e la moglie Elaine avevano vissuto in Australia dal 1958 al 1966, periodo in cui un avvistamento ufologico australiano lo aveva particolarmente colpito. Leggiamo le sue testuali parole tratte da un'intervista. Beh, abbiamo vissuto in Australia dal 1958 al 1966, quindi per 8 anni e mezzo, e io mi sono sempre interessato dello spazio cosmico, degli UFO e cose del genere. Un giorno lessi in un quotidiano australiano un articolo che parlava di certi cerchi in un campo di giunchi o di erba presso Tully nel Queensland, e dopo averlo letto, naturalmente, me ne scordai del tutto, ma quando tornai a casa, cioè in Inghilterra, nel 1966, incontrai David Chorley. Doug era in Australia nel periodo in cui avvenne il famoso caso dell'incontro ravvicinato del secondo tipo, cioè un avvistamento UFO con traccia fisica al suolo, di Tully, e visse sulla propria pelle il clamore che la notizia aveva suscitato, rimanendone molto colpito, anche se la cosa rimase latente nella sua mente. A ritorno in Inghilterra, come diceva la sua patria nel 66, fece amicizia con Dave Chorley. Sentiamo ancora le sue parole. Anche lui era un artista e quindi avevamo un interesse in comune. Negli anni seguenti uscivamo di solito il venerdì sera a bere qualcosa al pub e a parlare di pittura. Una volta, mentre passeggiavamo per Chisfoot Head, vicino Winchester, era una sera d'estate, ci mettemmo a sedere in mezzo ai campi di grano, cercando di trarre un po' di ispirazione dagli UFO, dalla pittura. Di colpo mi ricordai dell'articolo che avevo letto quando ero in Australia e gliene parlai. Gli dissi che ci saremmo divertiti un sacco se avessimo potuto inventare un modo per lasciare un segno circolare tra quei campi. Avremmo destato interesse quando al mattino l'avrebbero scoperto e la gente avrebbe pensato che forse durante la notte era atterrato un UFO. Dopo essere tornato a casa, al mio studio, il giorno dopo ci ripensai, cercando di immaginare cosa potevamo impiegare per fare questo cerchio. Tanto per cominciare, provammo con la pesante sbarra di sicurezza che era sulla porta del mio studio. I nostri primi cerchi li facemmo a carponi, stando sulle mani e le ginocchia, usando questa sbarra. Eravamo affiancati, inginocchiati in terra e, santo cielo, fu davvero un duro lavoro. L'idea iniziale è dunque di Doug e l'obiettivo è proprio quello di creare qualcosa ad arte nel campo in modo da far pensare all'atterraggio di un'astronave aliena. È sempre Doug che cerca di inventarsi una tecnica per realizzare il cerchio nel grano e i primi tentativi vengono fatti con la sbarra di sicurezza dello studio in cui Doug dipingeva, ma la tecnica si rivela molto faticosa e poco efficace. Successivamente Doug e Dave cominciano a utilizzare delle corde per tenere delle distanze prestabilite, disegnando con i piedi le linee di costruzione del progetto grafico che hanno prima creato a tavolino. Per appiattire i settori desiderati, invece della pesante sbarra, cominciarono a fare uso di tavole di legno ben più leggere, dotate di una corda, e questa è l'idea geniale, in modo da poter essere tenute stabilmente sotto la suola del piede, per poi avanzare appiattendo la vegetazione con dei passi. All'inizio le loro opere non ebbero alcun successo e non venivano notate da nessuno. Di conseguenza Dave avrebbe voluto interrompere questa attività che non stava portando da nessuna parte, ma un bel giorno la notizia cominciò a spargersi.
Sentiamo ancora Doug. Era davvero divertente, anche perché erano rotondi come gli UFO e noi volevamo solo che la gente immaginasse la mattina dopo che, oh mio Dio, qualcosa è atterrato qui durante la notte. Vedendo i cerchi, avrebbero immediatamente pensato a un UFO, visto che i dischi volanti sono rotondi. Non ha senso fare dei quadrati o dei triangoli o roba del genere, perché non somigliano a nulla che venga dallo spazio profondo. E come ho detto, una volta che la notizia si fu sparsa, ci diede una grande eccitazione e la voglia di continuare, perché Dave Chorley mi disse un giorno, ne ho abbastanza di sta cosa, e disse anche, non ho intenzione di continuare a farlo tutte le settimane. Secondo lui, non saremmo arrivati da nessuna parte, non stavamo avendo pubblicità. E io dissi, aspetta un attimo, specialmente quando stavano arando il punch bowl. E poi arrivammo lì e naturalmente, ecco, guarda, era proprio lì nel notiziario televisivo la sera dopo e la notizia era che qualcosa stava lasciando questi segni circolari nei campi di grano e si stava rapidamente diffondendo. Ovviamente voi sapete che la storia è cresciuta sempre più da allora e con esso ottenemmo anche una maggiore pubblicità dai media e dai giornali e cose del genere e questo ci incitava sempre di più. Delle due fazioni in campo, i seguaci di Miden, cioè i mideniani, e i seguaci di Delgado, i delgadoniani, Doug e Dave detestavano i primi. Amavano l'idea che qualcuno vedesse dell'intelligenza dietro quelle forme e non apprezzavano affatto che qualcun altro, cioè Miden, avesse assimilato tutta la loro attività all'azione di un presunto nuovo fenomeno naturale, quello dei vortici di plasma. In questo contesto i due seguivano le conferenze che le due fazioni organizzavano per capire come le comunità di believer, di credenti nel fenomeno, cioè, rispondevano alla comparsa delle nuove formazioni. Finché a un certo punto, indispettiti dalla volontà di Miden di ricondurre qualsiasi cosa all'azione del vortice, cominciarono a creare forme geometriche non circolari, corridoi, triangoli, eccetera, con l'intento proprio di andare contro la visione mideniana del fenomeno, dice Doug. E così i cerchi continuarono a essere cerchi ancora per un po', ma il dottor Terence Miden, che era molto preparato sul tempo e l'atmosfera, ci fece davvero arrabbiare perché diceva che si trattava di vortici di vento e la cosa non ci piacque. Quindi dovemmo passare dai cerchi a qualcos'altro. Doug prese anche l'abitudine di segnalare egli stesso a Colin Andrews, il giorno dopo la realizzazione, la presenza di una nuova formazione, in modo che la stessa fosse immediatamente nota e divulgata. Sì, quando andavamo fuori a guardare quel che avevamo fatto la notte prima, come dico sempre, le uniche persone che conoscevamo, che facevano ricerche sulla cosa, erano Pat Delgado, Colin Andrews, Busy Taylor, che volava in giro, Richard Andrews, e di solito conversavamo con loro. E voglio dire, loro ancora oggi devono ricordarsi che noi frequentavamo quel posto e parlavamo con loro tutto il tempo. E io ricordo sempre un mercoledì pomeriggio a Longstock. Portai mia moglie a Longstock per dare uno sguardo ai cerchi che avevamo fatto in precedenza e lì incontrai Colin Andrews e lui disse che c'era qualche connessione tra un po' di rifiuti che erano lì e il cerchio nel campo e mi diede il suo biglietto da visita e disse, se sai di altri cerchi qui intorno magari puoi farmelo sapere. E io dissi, sì, perché giro molto nei dintorni, dato che il mio lavoro è registrare i suoni della natura. E beh, potete scommettere che Dave e io prendemmo l'abitudine di fare un cerchio la sera e poi chiamarlo al mattino dopo dicendo, oh Colin, c'è un cerchio, così e così. E lui rispondeva sempre, ah, grazie davvero, molto grazie per l'informazione. Cosa che ci divertiva moltissimo. Che due mattacchioni, veramente. Prevedibilmente, dopo la rivelazione della beffa, tanti, tra i sostenitori delle più strampalate ipotesi occulte, si rifiutano di accettare quella semplice spiegazione. C'è chi sostiene che nei cerchi autentici si sviluppano strane energie capaci di curare l'artrite e altre malattie. C'è chi li crede dei messaggi di Dio, chi li vede invece come messaggi in sumerico o in un antico dialetto mongolo. Lo stesso Colin Andrews, sul finire del 1992, si accampa per diverse settimane a Woodboro Hill e si mette a creare segnali di luce nel cielo buio, sperando di contattare qualche astronave aliena di passaggio. Miden, dal canto suo, rimane convinto della bontà della sua teoria dei vortici di plasma e si dice certo che verrà confermata negli anni a venire, cosa che invece non accadrà mai. E nel nostro paese che cosa succede? In Italia, dopo la rivelazione bomba di Doug e Dave, i promotori delle più strampalate teorie paranormali fanno di tutto per non far morire
il mistero in televisione come sui giornali. In un articolo intitolato «È certo, i cerchi misteriosi sono opera di extraterrestri», pubblicato nel luglio del 1992 dal settimanale scandalistico Visto, per esempio, Michael Heseman, un tedesco laureato in antropologia, dichiara: «Quella che disegna cerchi nei campi di grano è un'energia sconosciuta. Nessun uomo potrebbe imprimere nei campi forme geometriche, rotonde o ellittiche di tale precisione». E allora le rivelazioni di Bauer e Chorley? No, dice, quello è stato solo uno scherzo. La verità è che i disegni rappresentano comunicazioni da parte di energie extraterrestri che vogliono dirci o segnalarci qualche cosa. Intelligenze non terrestri che da millenni osservano l'uomo, cercando di promuovere la sua evoluzione. Evidentemente hanno stabilito di farlo anche attraverso questi simboli così belli. Bellezza e simmetria, caratteristiche di questi cerchi, producono stupore e cambiamento interiore. Ok. Per anni, cerchi e disegni sempre più complessi continuano ad apparire nei campi inglesi, ma il numero di studiosi e di scienziati interessati a questo tipo di fenomeni si riduce dal migliaio di persone intorno al 1990 a quasi zero. Lo stesso Terence Meaden si ritira dalle scene dopo il 1991, ammettendo che tutti i disegni complicati erano fraudolenti, ma continua a sostenere la sua teoria dei vortici di plasma per i cerchi più semplici. Nel 1992 si tiene addirittura un concorso per creatori di cerchi che, nelle speranze di molti cereologi, avrebbe dovuto screditare definitivamente l'ipotesi della burla, perché si sarebbe finalmente visto che nessun essere umano è davvero in grado di realizzare le formazioni più complesse. E invece, nonostante le condizioni molto rigide imposte ai partecipanti, tra l'altro i disegni dovevano essere realizzati solo di notte, i risultati vengono giudicati eccezionali anche dalla rivista Science. Come spesso capita, le belle storie non muoiono mai, anche se ormai sai che è solo una favola e vuoi continuare a sentirti a raccontare. E così, dopo un periodo di relativa quiete, in cui in seguito alla rivelazione dei due artisti e pensionati inglesi il fenomeno perde gran parte della sua aura misteriosa, c'è un ritorno di interesse. Innanzitutto tra il 1994 e il 2001 vengono pubblicati alcuni studi scientifici, diciamo, che grazie a una misurazione dell'allungamento ritenuto anomalo dei nodi degli steli delle coltivazioni, con i quali si vorrebbe dimostrare il condizionale d'obbligo che all'origine del fenomeno ci sarebbe il vortice di plasma ipotizzato da Meaden, oppure le sfere di luce, ma chiamiamole pure UFO, su questo torniamo più avanti comunque, ecco, secondo alcuni poi quella vegetazione all'interno dei cerchi, oltre a essere appiattita al suolo, sarebbe anche intrecciata, tutti elementi che davvero sembrano confermare l'ipotesi non umana del fenomeno. Nel 1996 inoltre viene annunciato che un video amatore inglese ha ripreso per puro caso con la sua telecamera la formazione di un disegno nel grano. E nel filmato cosa si vede? Beh, si vedono alcune sfere luminose, delle balls of light vengono chiamate, sfere di luce, fluttuanti su un campo di grano, che all'improvviso, in pochi secondi, creano uno spettacolare pittogramma composto da un grande cerchio centrale collegato a sei cerchi più piccoli, disposti a simmetria esagonale. Ma allora è finalmente la prova che a produrre il fenomeno autentico ci sono delle misteriose sfere di luce, cioè degli UFO, come sempre. Prima di esultare, conviene cercare di andare più a fondo per capire quanto questo tipo di affermazioni sia credibile. Cominciamo dal filmato. A girarlo l'11 agosto 1996 è tale John Whaley, che dopo averlo mostrato per la prima volta in un pub a un gruppo di appassionati e curiosi, lo cede a Colin Andrews attraverso la firma di un contratto i cui dettagli non sono noti. Si presume però che questo dia la possibilità a Andrews di gestirne la diffusione mediatica. Andrews, infatti, non ha mai abbandonato lo studio dei cerchi, ma nel corso degli anni ha variato via via la percentuale che spiegherebbe l'origine del fenomeno con l'intervento dell'uomo. D'accordo, sostiene lo studioso, l'80% dei cerchi sono frutto di attività umana, lo ammettiamo, ma comunque il restante 20% è certamente provocato da misteriose forze. Ma perché? Perché sì, è per dimostrare la misteriosità dei cerchi, Andrews acquista il filmato da Whaley, che nel frattempo lo fa circolare anche altrove. Quel documento di soli 24 secondi, lo stiamo vedendo, fa rapidamente il giro del mondo.
Subito due esperti in computer grafica e tecniche video, Paul Vigay e Peter Sorensen, analizzano il film e dichiarano che si tratta senza ombra di dubbio di un abilissimo falso. Le prove del falso sono numerose. Durante le riprese, dice per esempio Vigay, la telecamera non si muove minimamente, nemmeno quando le sfere escono dal campo visivo. Malgrado questo, il cerchio completo entra perfettamente nell'inquadratura. È come se il cameraman avesse previsto esattamente il punto in cui si sarebbe formato il pittogramma. Sorensen mostra poi come proprio all'inizio del video appaia e scompaia nella parte bassa dello schermo una sfera di luce fissa per pochi istanti. Un video editing sbagliato causato dalla fretta di produrre il filmato in tempo per la visione presso il pub. Inoltre, un'analisi tecnica sempre di Sorensen evidenzia che le sfere di luce non mostrano l'effetto di interlacciamento, effetto invece evidente su tutta la scena del campo ripreso dalla mano in movimento del cameraman. È un segno inequivocabile che le sfere sono state incollate digitalmente sul video. Persino Colin Andrews, che lo aveva comprato, non può che ammettere che sì, quel filmato è un falso. Ma è questione di poco perché l'intera montatura si è svelata. Il 22 luglio 1997, infatti, lo studioso Lee Winterson rivela i risultati di una lunga indagine che lo ha portato a scoprire che John Wiley altro non è che John Wabe, un esperto di computer grafica degli studi di post-produzione First Cup a Bristol, in Inghilterra. Con la collaborazione di una TV giapponese, Winterson riesce a mettere Wabe alle strette e a fargli confessare che il filmato è effettivamente una beffa, da lui organizzata in vista di un programma televisivo per Discovery Channel. Il 1 gennaio del 1991 ho ricevuto una lettera dal dottor Levengood, il cui laboratorio è vicino a Detroit, nel Michigan, negli Stati Uniti, in cui mi spiegava che aveva appena letto il nostro primo libro, Circular Evidence. Ha scritto che c'erano molte domande interessanti sollevate nel libro e quelle di maggior interesse per lui erano legate ai cambiamenti nella morfologia e al successivo sviluppo delle piante che crescevano all'interno dei cerchi. Queste sono le parole che abbiamo sentito di Pat Delgado, presenti nel libro Crop Circles, Conclusive Evidence, cioè cerchi nel grano, evidenza conclusiva, del 1992, che contiene il passaggio chiave che dà il via all'era cosiddetta scientifica, o per meglio dire pseudo-scientifica dei cerchi nel grano. Nel gennaio del 1991 il biofisico Levengood chiese a Delgado dei campioni di piante prelevate all'interno della formazione per poter fare delle analisi di laboratorio, nella speranza di trovare qualche indizio o qualche traccia che potesse rendere evidente e scientifica la genuinità dei cerchi genuini. Perdonate il bisticcio di parole. La cosa sicuramente curiosa è che Delgado non sapeva in quel momento di gettare le basi per la nascita della cosiddetta fase scientifica del fenomeno e ignorava inoltre il fatto che, alimentando l'operato di Levengood, di fatto stava sostenendo la posizione dell'odiato Terence Meaden e dei suoi vortici di plasma, concetto che Levengood aveva fatto suo. In tema di vortici, paradossalmente, qualche pagina prima, Delgado nello stesso libro scriveva queste lapidarie parole. Questa è quindi la posizione ufficiale della Royal Meteorological Society. Quanto riportato prima ha finalmente messo fine alle affermazioni di Terence Meaden, dichiarando senza mezzi termini che i vortici atmosferici non sono responsabili della creazione dei cerchi nel grano o pittogrammi, che non ci siano più pubblicazioni di affermazioni infondate. Da che pulpito verrebbe da dire? Comunque, Delgado non pubblicò altri libri dopo quest'ultimo. Come sappiamo, Meaden uscì di scena, ma altri esperti ricercatori nel corso degli anni si fecero purtroppo paladini di sciocchezze ancora meno fondate di quelle di Meaden. Levengood, che non scrisse un vero e proprio libro sull'argomento, pubblicò invece i risultati delle proprie scoperte in due articoli che costituiscono l'ossatura della fase delle presunte anomalie scientifiche dei cerchi, iniziata nel gennaio 1991 e al momento possiamo dire conclusasi nel giugno 2005, per i motivi che stiamo per anticipare. Levengood era ed è stato sempre convinto fino alla fine dei suoi giorni che i cerchi nel grano fossero il risultato dell'azione di presunti vortici di plasma, quelli ipotizzati da Meaden. Seguendo l'idea che durante la creazione dei cerchi nel grano il plasma potesse dare origine a irraggiamento di onde elettromagnetiche e che queste onde potessero determinare una qualche modificazione nella coltivazione,
nel 1994 Levengood arrivò a pubblicare i propri risultati sulla rivista scientifica Physiologia Plantarum. La scienza dei cerchi nel grano sembrava così aver acquisito un certo carattere di credibilità e ufficialità. Nel 1999, insieme alla collaboratrice Nancy Talbot, e sempre sulla stessa rivista, Levengood pubblicò un secondo articolo in cui veniva avvalorata ancora una volta la tesi secondo la quale i vortici di plasma fossero la causa dei cerchi nel grano. A seguire, nel 2001, il fisico olandese Elcho Haseloff ottenne la pubblicazione, sempre sulla stessa rivista Physiologia Plantarum, di un articolo in cui esponeva le proprie opinioni e i propri commenti sull'articolo del 1999 di Levengood e Talbot. Haseloff sosteneva inoltre di avere trovato dei forti indizi che facevano ipotizzare e propendere non per i vortici di plasma, bensì per un altro agente implicato durante la creazione dei cerchi nel grano. Indovinate un po'? Le balls of light, le sfere di luce, sostanzialmente UFO, come abbiamo già visto prima, anche se lui non li chiama così. Ma un successivo articolo scientifico scritto da Francesco Grassi del CICAP con Claudio Cocchèo e Paolo Russo è stato pubblicato nel giugno 2005 sul Journal of Scientific Exploration. Questo articolo del 2005 espone le critiche che dimostrano come i tre articoli appena citati contengono gravi errori metodologici e come quindi le conclusioni degli articoli di Levengood, Talbot e Haseloff non hanno nessuna validità scientifica. Vortici di plasma, sfere di luce rimangono ancora oggi solamente delle belle ipotesi fantascientifiche, ancora in attesa di conferme che dimostrino non solo la loro esistenza, ma anche l'eventuale rapporto di causa-effetto o almeno una qualunque correlazione con i cerchi nel grano. Ormai esiste una vera e propria stagione dei cerchi nel grano che in Inghilterra va normalmente da maggio ad agosto, come abbiamo detto, durante la quale i numerosi crappie, e così si chiamano i turisti dei cerchi, si spostano in pellegrinaggio nelle diverse formazioni, chiamate anche templi temporanei, localizzati in un'area alquanto limitata dell'Inghilterra, principalmente nella contea del Wiltshire, che ha un'estensione di circa 3.500 km². Per avere un'idea queste dimensioni basti pensare a un cerchio con un raggio di circa 34 km, più o meno la distanza tra Milano e Pavia. Pertanto, con un volo su un ultraleggero, usufruendo dei tanti servizi a pagamento che esistono in zona, si riescono a fotografare e a visitare dall'alto tutti i cerchi migliori realizzati ogni stagione nel giro di 30-60 minuti. Il pellegrinaggio a piedi o in volo, insieme alla miriade di siti internet sull'argomento, i libri disponibili, così come le numerose trasmissioni televisive sul mistero, oppure ancora le conferenze in cui si affollano le comunità di believer, rappresentano il lato chiaro del fenomeno, tutto ciò che è facilmente raggiungibile, fruibile da qualsiasi persona più o meno interessata. C'è poi un lato oscuro del fenomeno, quello legato ai circle maker, che sono poi coloro che durante la notte creano questi cosiddetti templi temporanei che, illuminati dal chiarore della luce diurna, diventano poi oggetto del mistero. Fin dai primi anni dell'attività di circle making iniziata da Doug e Dave, infatti, ci sono stati diversi emulatori, diversi imitatori che hanno deciso di entrare a far parte del gioco, attirati dal clamore che suscitavano quelle semplici forme circolari impresse nella vegetazione. E quindi sia prima del settembre 1991, periodo in cui Doug e Dave rivelarono le tecniche principali per creare i cerchi, ma soprattutto dopo aver scoperto l'uovo di Colombo, si vennero a creare nuovi circle maker, altre persone, cioè che decisero di provare, magari anche solamente per vedere l'effetto che fa. Non era necessario che i vari team di circle maker fossero a conoscenza gli uni degli altri, bastava semplicemente che qualcuno avesse l'idea e la voglia di farlo. In questo modo il sacro fuoco del circle making dei novelli Prometeo, Doug e Dave, cominciò a manifestarsi non solo nelle mani di altri connazionali inglesi, ma anche in quelle di persone residenti in altre parti del mondo. È fuori dubbio comunque il fatto che la qualità dei cerchi inglesi sia sempre rimasta la prima in classifica, fino a questo momento. Ma a questo punto dobbiamo domandarci,
che cosa può spingere delle persone a continuare a fare quest'opera di notte poi? Qual è la motivazione che spinge i circle maker a dedicare del tempo per creare queste opere senza quasi mai rivendicarne la paternità? Lasciamo in sospeso questo tema perché, come vi ho detto all'inizio, questo video è solo la prima parte del nostro viaggio nell'enigma dei cerchi nel grano e dunque lo approfondiremo nella seconda parte del nostro percorso. Ma visto che camminare in cerchio inevitabilmente ci porta sempre al punto di partenza, vediamo di farci qualche domanda. Arrivati a questo punto, alcuni di voi forse non saranno ancora convinti del fatto che i cerchi sono e sono sempre stati opera di esseri umani. Probabilmente c'è chi starà pensando che una grande percentuale di cerchi sì è opera umana, ma che comunque rimanga una piccola percentuale di formazioni impossibile da realizzare e dunque genuina, qualunque cosa questo voglia dire. Bene, fermiamoci un attimo a riflettere. Sì, è vero, è praticamente impossibile dimostrare che tutte le formazioni apparse dall'inizio di questa storia fino ad oggi siano opere umane. Attenzione però, perché questa argomentazione presenta un grosso vizio di fondo dal momento che, ahimè, è vera per qualsiasi attività che noi attribuiamo normalmente all'uomo e che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. Ogni giorno, per esempio, guidiamo le nostre automobili per le strade e incrociamo centinaia di cartelli stradali. Chi li ha installati? Siamo forse in grado di dimostrare che tutti quei cartelli sono stati installati per le strade da donne e uomini come noi? Assolutamente no, non ci sono le prove e se dovessimo affidarci solo alla nostra testimonianza diretta, in tutta sincerità, quanti cartelli stradali abbiamo visto con i nostri occhi mentre venivano installati nelle strade? L'esempio può sembrare paradossale e riflettendo con imparzialità si riusciranno però a trovare le analogie del caso, ma certamente alla fine non tutti ne saranno convinti. Si potrebbero cercare altri esempi, magari più calzanti, ma per quanto si possa fare, non si riuscirà mai a eliminare il dubbio di fondo. Per uscire da un labirinto bisogna avere coscienza di trovarsi all'interno di un labirinto e per uscire dal cerchio bisogna essere coscienti di essere imprigionati da un ragionamento circolare. Per interrompere questo circolo vizioso però una maniera c'è. Per essere sicuri al 100% dell'origine umana di una particolare formazione non ci sono altre storie. L'unico modo che ognuno di noi ha potrebbe essere quello di creare la propria opera da sé. Ma cosa servirebbe creare una o qualche formazione se questo non ci aiuterà a capire se tutte le altre sono state realizzate da esseri umani? Chissà, forse diventare circle maker, per brutti o belli che siano i propri cerchi, consentirebbe di allargare i propri orizzonti ed espandere le proprie conoscenze. Se non altro, aiuterebbe a rendersi conto se ci siano o meno delle reali difficoltà nel fare determinate cose. Oppure potrebbe servire a sfatare falsi miti che vengono sempre e comunque propagandati, come per esempio, è vero che di notte con il buio è impossibile muoversi in un campo? Oppure con la luna piena è più facile lavorare o è meglio evitarla perché si rischia di essere visti facilmente? E quanto tempo ci vuole per realizzare una formazione? In quante persone bisogna essere? Inoltre, l'altro aspetto cruciale e impagabile nel realizzare la propria formazione è in realtà la cosa più importante, cioè il fatto di essere in una posizione privilegiata di osservazione quando gli altri cominceranno a parlarne sui giornali, in TV, su internet e così via. Chi l'ha fatto saprà con assoluta certezza chi l'ha creato e come è stato creato il cerchio, gli altri non lo sapranno. Ebbene, tutto questo e molto altro chiederò di raccontarlo a un vero circle maker, un italiano che ci spiegherà tecniche e segreti per creare queste misteriose opere e ci svelerà in retroscena del suo incredibile esperimento sociale che ha condotto nel 2011 con grande successo. Il tutto dopo aver appreso le incredibili motivazioni dei maestri inglesi e la loro arte che ha portato poi in Italia con i sorprendenti risultati che vedremo. Detto questo, il mistero dei cerchi nel grano è tutt'altro che esaurito. Negli ultimi 20 anni sono accadute tante cose, i disegni si sono fatti sempre più straordinari, complessi, anche se si è molto ridotta l'eco ottenuta sui media. Cerchi nel grano, insomma, non fanno più notizia, con buona pace di coloro che ancora credono che se un giorno si venisse a sapere che davvero esistono gli extraterrestri, si scatenerebbe il panico. E invece non succederebbe proprio niente del genere. La specie umana ha un talento particolare per abituarsi praticamente a tutto. Ma il nostro viaggio nel mistero dei cerchi nel grano,
come anticipate, solo a metà del suo percorso. Presto realizzerò una nuova puntata e in quell'occasione andremo finalmente a scoprire più da vicino il lato oscuro del fenomeno, scoprendo segreti e aspetti incredibili e poco noti di questo grande enigma dei nostri tempi. E nel ringraziarvi per essere stati con me, vi ricordo il nostro mini corso gratuito per imparare a riconoscere e a contrastare le bufale con spirito critico e scetticismo, certamente, ma sempre con mente aperta e senza cinismo. Andate al sito massimopolidorostudio.com/fake news e registratevi per accedere a breve al corso. Ringrazio poi i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, dove siamo già più di 500. Anche voi potete sbarcare oggi stesso sull'isola e aiutarci a raggiungere nuovi traguardi, a mettere in campo nuovi progetti. E guardate che basta davvero poco, l'equivalente di un caffè, di una pizza, quello che volete. Facendolo intanto avrete accesso a moltissimi contenuti esclusivi, dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, antichi spezzoni televisivi che commenteremo insieme, trucchi svelati, documentari, poi risponderò alle vostre domande e molto altro. Inoltre entrerete a far parte di una chat segreta, appunto per stare in tema, dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere tra l'altro i loro nomi nella sigla di questo episodio e magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon, vi aspettiamo. Infine vi ricordo che proprio oggi, il 2 dicembre, ci sarà una serata veramente speciale con me a Bologna al Teatro De Hon. Trovate tutti i dettagli nella mia newsletter, l'avviso ai naviganti, oppure qui sotto in descrizione. Mi raccomando, venitemi a trovare. Per ora ci fermiamo qui e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto. Senta un po'. Mi dica, lei cosa fa quando qualcosa le va storto? Ma dipende, Ma potrebbe essermi utile saperlo. Si figuri che l'ultima volta che ho avuto una grande delusione, avrei voluto annegarla nell'alcol. No, guardi, glielo sconsiglio. Non si preoccupi, è stato impossibile. Nel pub c'era un cartello che diceva: chi beve per dimenticare è pregato di pagare prima.